Attraversando il confine tra Colle d'Anchise e San Polo Matese, segnato dal fiume Biferno, sullo sfondo si staglia con la sua maestosità la catena del Matese. Il Biferno nasce dalle montagne del Matese, dove una delle sue sorgenti è il Rio Freddo. Avviandoci verso il paese, troviamo la località Serparo, con diversi capannoni di allevamento di polli. Continuando il nostro viaggio, troviamo la vetreria ed una vecchia centrale di alta tensione. Andando avanti, incrociamo la strada statale 17, strada che collega la provincia di Isernia con quella di Campobasso. Restando sull'altopiano troviamo il laghetto Spina, dove si può praticare pesca sportiva e trascorrere giornate di relax. Tra le tante colline ai piedi del massiccio matesino, spicca come una perla il piccolo centro di San Polo Matese. A 5 km dal centro troviamo l'azienda avicola Ovo Matese, che fornisce tutto il Molise e parte della Campania. Seguendo la statale, troviamo il ristorante La Lucciola, rinomato per la sua cucina tradizionale. Siamo arrivati al bivio di San Polo Matese, dove troviamo l'artigiano San Pino. Attraversato il passaggio a livello, ci dirigiamo verso il nucleo industriale.
troviamo sul tratturo, antica strada sannita dove per secoli uomini e greggi in transumanza hanno unito Molise, Abruzzo e Puglia. Thank you.
San Polo Matese è un piccolo centro di circa 500 persone che si staglia tra le colline del massiccio matesino. Sorto già dal V secolo d.C., il centro deve il suo nome al ruscello San Paolo, che scorre a ovest del paese, che va ad arricchire le acque del Biferno. Thank you.
A pochi chilometri dal paese, in località Santa Maria, c'è una piccola cappella, è immersa nel silenzio dei boschi e delle radure circostanti, a pochi passi dal rifugio dei pastori sotto le faggine, e costruita nel 1946. Risalendo la montagna di Santa Maria si arriva alla Gallinola, meta estiva dei pastori in cerca di pascoli verdi. Questa è una delle cime più alte del Matese, situata a 1903 metri sul livello del mare.